Benvenuto agli altari congelati, Spyro. A nome delle fate del ghiaccio, voglio concederti un potere speciale per tutto il tempo in cui resterai qui. L'orso ci ha venduto un sistema di difesa laser per proteggerci dai Rinnok, ma con queste pinne non riesco nemmeno ad accenderlo. Per te comunque non dovrebbe essere un problema. Entra e quando avrai finito, premi azione per tornare fuori. Ed Eustachio stavamo facendo una gara di pupazzi di neve quando la maga li ha animati con un incantesimo. Da allora non fanno altro che andarsene in giro a costruire mura di ghiaccio e a creare problemi. Sarebbe facile arrivare al tesoro se avessi qualcosa su cui salire.
Spyro. Sono appena venuto a conoscenza del fatto che il mio fratellino si è messo nei guai con uno Yeti. Quello stupido Yeti mi ha preso la palla. Gli ho detto di ridarmela o l'avresti preso a calci, ma non mi ascolta. Sapevo che l'avresti fatto. Fagli capire che deve lasciarci stare. Ricorda, blocca i suoi pugni alti e colpisci basso quando cerca di parare. Gliele hai proprio suonate. Ehi, aspetta, questa non è la mia palla. Devi tornare sul ring e suonargliele di nuovo. Fatti ridare la mia palla. Questa volta sarà un incontro su 3 round. E quando vinci, non accontentarti di uno stupido uovo. Mancano solo 2 round. Stai andando alla grande. Questa non è la mia palla, è solo un altro stupido uovo.
Spyro, sei uno sportivo, vero? Come probabilmente saprai, gli altari congelati sono la culla del grande sport dell'hockey col gatto. I biglietti per la partita di oggi sono esauriti, ma casualmente ne ho uno extra che potrei venderti per un piccolissimo sovrapprezzo. Entra pure, Spyro. Sarà una partita emozionante. In realtà, ho piazzato una piccola scommessa sulla squadra di Irinok. Speriamo solo che la squadra di casa non abbia incidenti all'ultimo minuto. Ho sfidato un Rinok a una tradizionale partita di hockey col gatto, ma temo di essermi slogato una pinna in allenamento. Giocheresti al mio posto? Ottimo. Congela i gatti e spingili nella mia porta per segnare. La Coppa del Campione meriti di averla tu. Grazie per l'aiuto, Spyro. Perché non prendi questo? I Rinok stavano per friggerlo con un laser, ma tu li hai fermati in tempo.